Ma oltre agli impulsi spirituali che generano le manifestazioni fisiche di crescite anormali, citate al termine del video precedente, Urano, agendo per mezzo del corpo pituitario, è anche all'origine delle varie fasi di sviluppo che aiutano l'essere umano a penetrare dall'altra parte del velo per entrare nei mondi invisibili. In questo lavoro, Urano si associa a Nettuno, che governa la ghiandola pineale. Per consentirci di chiarire meglio la natura del loro lavoro, occorre studiare simultaneamente le funzioni della ghiandola tiroidea, retta da Mercurio, e quelle della ghiandola pineale, che è sotto il dominio della sua ottava superiore, Nettuno. Ci si può rendere conto facilmente che la ghiandola tiroide è retta da Mercurio, il pianeta della ragione, quando si constata l'effetto sull'intelletto della degenerazione di questa ghiandola, di cui sono prova cretinismo e mixedema. Le normali secrezioni della tiroide sono tanto necessarie al buon funzionamento del cervello quanto lo è l'etere per la trasmissione dell'elettricità sul piano fisico dell'esistenza, dove il cervello trasforma i pensieri in azione. Per poter aver contatti con i mondi superfisici, è indispensabile che la ghiandola pineale funzioni il meglio possibile, in quanto appartiene essenzialmente al regno spirituale e, di conseguenza, è governata dal pianeta della spiritualità, Nettuno, ottava superiore di Mercurio, ed opera di concerto col corpo pituitario, governato da Urano. Gli uomini di scienza hanno impiegato molto tempo per esaminare la natura e la funzione di questi due piccoli corpi, il corpo pituitario e la ghiandola pineale, ma senza risultato, principalmente perché, come dice ironicamente Mefistofele al giovane desideroso di studiare la scienza con Faust, chiunque voglia conoscere cosa sia ciò che vive, prima cerca sempre di cacciarne la vita. Allora la sua mano può essere piena di inerti frammenti, ma vi manca il soffio della vita. Non si possono realmente osservare le funzioni fisiologiche di un qualsiasi organo sul tavolo operatorio o nella vivisezione. Per arrivare a comprendere adeguatamente il ruolo degli organi, bisogna vederli funzionare in un corpo vivente. E questo non lo si può fare se non attraverso la vista spirituale. Alcuni nostri organi si stanno atrofizzando, altri si stanno sviluppando. I primi indicano il cammino già percorso nella nostra evoluzione. I secondi sono le basi del nostro futuro sviluppo. Esiste un'altra classe di organi che non sono né in via di sviluppo né di degenerazione, ma che per il momento rimangono allo stato latente. I fisiologi pensano che il corpo pituitario e la ghiandola pineale stiano atrofizzandosi nell'uomo perché hanno notato che questi due organi sono più sviluppati presso le specie inferiori, ad esempio i vermi. Ma si sbagliano. Altri suppongono che la ghiandola pineale sia collegata con il cervello, in quanto essa contiene dei cristalli dopo la morte, e questi sono assai meno abbondanti presso le persone mentalmente deficienti che presso quelle che danno prova di intelligenza normale. Questa conclusione è giusta. Tuttavia, i chiaroveggenti sanno anche che fin tanto che il corpo è vivente, il canale rachideo non è riempito di fluido. Naturalmente nessuno ignora il fatto che il liquido cefalorachidiano e il sangue, quando vengono estratti da un corpo,
vivo o morto, sono allo stato liquido e che la ghiandola pituitaria e il corpo pineale appaiono cristallini quando il cervello è essiccato. Ma la ragione di ciò è la stessa che produce la condensazione del vapore estratto dalla caldaia e portato a temperatura ambiente, o la solidificazione del metallo fuso proveniente dalla fornace di fusione. Tutte queste sostanze sono essenze puramente spirituali finché si trovano all'interno del corpo. La sostanza contenuta nella ghiandola pineale, agli occhi del chiaroveggente, presenta un aspetto luminoso. Quando un veggente guarda la ghiandola pineale di una persona, anch'essa dotata di facoltà spirituali, vede che questa luminosità è di un'intensità più viva e i suoi riflessi luminosi possono essere paragonati ai meravigliosi bagliori dell'aurora boreale e sono di una bellezza trascendentale. Possiamo aggiungere che quest'organo sembra abbia cambiato la sua funzione nel corso dell'evoluzione umana. All'inizio del nostro soggiorno su questa terra, quando il corpo dell'uomo in formazione era come un immenso sacco entro il quale lo spirito non era ancora penetrato, nella parte superiore di questa massa vi era un'apertura che conteneva la ghiandola pineale. In quella epoca lontana non era che un organo tattile locale che serviva per l'orientamento. Man mano che il corpo umano cominciò a condensarsi, divenne sempre meno capace di sopportare il caldo intenso che a quei tempi prevaleva, e la ghiandola pineale aveva la funzione di avvertire il corpo della vicinanza di crateri vulcanici in attività sulla superficie della crosta terrestre e permetteva allo spirito di guidarlo lontano dai punti pericolosi. Quest'organo di direzione allora operava per mezzo di quello che oggi noi chiamiamo senso del tatto, ma in seguito questo senso si estese a tutta la superficie del corpo. Questo indica all'occultista che verrà un giorno in cui il senso dell'udito e quello della vista si estenderanno a tutte le parti del nostro corpo, così che vedremo e sentiremo in tutti i pori, cosa che renderà questi sensi incomparabilmente più acuti di quanto lo siano al presente. In seguito, la ghiandola pineale e la pituitaria caddero in una forma di letargo da un punto di vista spirituale, onde permettere all'essere umano di dimenticare i mondi invisibili e penetrare con la coscienza nel mondo materiale. Tuttavia, sporadicamente, la ghiandola pituitaria mostra di subire l'influenza di Urano, producendo crescite fisiche anormali o mostruose, mentre Nettuno, da parte sua, agendo in modo altrettanto anormale sulla ghiandola, talvolta ha dato origine ad uno sviluppo spirituale anormale, producendo stregoni e maghi, guaritori, medium posseduti da spiriti disincarnati, eccetera. Quando si attiveranno a funzioni normali, queste due piccole ghiandole endocrine ci apriranno le porte del mondo interiore in modo regolare e sicuro. Nel frattempo, è la ghiandola tiroidea, governata da Mercurio, pianeta della ragione, che secerne le sostanze necessarie all'equilibrio delle nostre facoltà intellettuali. Le ghiandole endocrine sono destinate ad esercitare in avvenire un ruolo preponderante. Il loro sviluppo accelererà fortemente la nostra evoluzione, perché i loro effetti sono principalmente di ordine mentale e spirituale. Ci stiamo sempre più avvicinando all'era dell'acquario e il Sole comincia a trasmetterci le alte vibrazioni intellettuali di questo segno,
il che spiega le conoscenze intuitive, le premonizioni, le trasmissioni telepatiche del pensiero che osserviamo. In ultima analisi, questi fenomeni sono dovuti al risveglio del corpo pituitario, governato da Urano, che è il maestro dell'acquario. E nei prossimi anni vedremo questi fenomeni svilupparsi sempre di più.